Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Ragazzi, siamo qui dopo non so quanto con un haul. Finalmente sono tornata con un haul. Ho tante di quelle cose da farvi vedere. Qua c'è di ogni, da Vinted, specialmente Vinted, Shein e AliExpress, barra altri negozi online e appunto fisici. Io direi di iniziare subito quest'ultima categoria. Inizierei con il botto, con una cosa super sobria ed elegante, ovvero una mega cinturona in plastica, letteralmente anche un po' lucidina, non so come farvelo vedere, tutta leopardata. Sono di quelle cinture che hanno il buco qui perché vanno a fascia, appunto. Io la amo per look, ecco, così si vede che è lucidina, la amo per quei look anni 80. Sì, è super trash, raga, me ne rendo conto, lo so, la amo per questo. Sempre per stare a tema di cose molto poco sobrie, pantaloncini in PVC rossi shorts. Davanti qui hanno un laccetto per farci un intreccio. Anche questi ovviamente per lo stile anni 80. In questo haul vi anticipo già che ci sono tantissime cose per questo stile e per pin-up. Non so se ve li ricordate, ve li avevo fatti vedere in parecchi haul fa. Pantaloni uguali a questi, però in versione lunga. Ora ce li abbiamo anche shorts in stavolta tipo vellutino, leopardati rossi, no? Cosa fai? Te ne privi? Questi sono una taglia SM, io ho una XS, quindi immaginatevi, in vita mi stanno un filino larghi, si possono tranquillamente mettere. Adesso devo vedere un attimo magari se stringerli o se lasciarli così. Maglietta dei Twisted Sister, io le ho tutte tagliate, croppate, per farmele appunto più personalizzate. Questa dei Twisted Sister, amo il logo così con le ossa, mi piace tantissimo. E anche come materiale è cotone. Avevo un po' paura che fossero tipo quei materiali lucidini, tipo quasi costume da bagno, invece no, per fortuna. E maglietta dei Rat, questa l'ho fatta con il nodino, questa l'avete sicuramente vista su qualche mio TikTok. Se non mi seguite, andate subito a farlo, questo direi che è il momento perfetto. Top di Broken Brain, super carino, con la rosellina anche, e non lo so, lo trovo semplice ma super carino, un po' emo style, mi piace un sacco. Non so se vi ricordate che sempre in qualche haul fa vi avevo fatto vedere che finalmente avevo preso le Adidas che tanto volevo appunto per i miei outfit anni 80. Calzini, avevo già preso in realtà quasi subito quelle uguali a queste, però in versione nera con i dettagli bianchi. Ora le ho prese esattamente al contrario, quindi bianche con i dettagli neri, e questo set che mi piace tantissimo, c'è il paio, quello bianco con i dettagli rossi, come potete notare non li ho ancora aperti, ma rosso con i dettagli bianchi, e questo che non c'entra con lo stile anni 80 ma lo utilizzerò sicuramente per altre occasioni, tutto rosa con i dettagli rosa molto più chiari, che sembra quasi bianco ma non è bianco. Ok raga, questa è una cosa che avevo preso tipo a giugno. Sì, a giugno, quando ero andata a Venezia a fare il weekend fotografico, che sicuramente avrete già visto delle foto di quegli shooting sulla mia pagina Instagram. Comunque ero a Venezia, stavo andando a prendere il traghetto e passando per una delle vie mi sono imbattuta in questo negozietto che aveva questo vestito che ho detto, secondo me potrebbe essere abbastanza pin-up. Non mi ricordo se forse gli devo un attimo aggiustare gli spallini. Sì, forse devo stringerli un filino, ma è l'unica modifica che ci voglio fare. Sto parlando di questo vestitino. Per i miei standard è lungo, così sarebbe stato perfetto questa parte. È un po' di troppo, però ho intenzione di lasciarlo così perché una volta indossato, avendo una parte in mesh, non dà assolutamente quell'effetto di troppo lungo per i miei gusti. Ovviamente magari per altre persone potrebbe essere un vestito super corto, chiaramente io sto parlando dei miei gusti. Ha la parte in mesh anche qui sotto al seno, con i giusti accessori, la giusta acconciatura, potrebbe essere molto pin-up. E sempre per restare in tema pin-up, ho voluto prendere questa fascettina. Questa ha il ferretto, non so se sì, direi che si percepisce. Piace perché appunto ha il ferretto e quindi posso andare a chiuderlo così e avere proprio il fiocchettino, diciamo, no? Poi in più non avevo assolutamente fascette blu e quindi direi che ci sta. Passiamo ora a Shein. Siamo con questa fascetta tipica dello stile 80s da mettere qui, ma sapete anche qua se mi seguite sugli altri miei social indosso spessissimo. Questa è Easy Nera, è fatta a bandana super semplice che poi io ho arrotolato, e questa
quest'altra leopardata, questa super morbidosa. Questa in realtà, raga, è una fascia chiusa, però si riesce a utilizzare benissimo anche questa come fascetta, esattamente come questa nera. Preparatevi perché questa è proprio una perla di trash. Appena l'ho vista me ne sono innamorata all'istante. E sto parlando di questo vestitino. L'ho accorciato leggermente e ho già stretto anche le spalline perché erano super larghe per me, mi scendevano. Anche questo bello plasticoso, bello lucido, mi piace tantissimo, non ve lo nego, lo amo, è diventato uno dei miei abiti preferiti, ok? Sempre per restare a tema cose sobrie, furbetto con le borchie. Io questo lo desideravo veramente da tantissimi anni, lo vedevo spessissimo nei negozietti cinesi, solo che purtroppo li trovo sempre che erano più le borchie che mancavano che quelle che effettivamente c'erano. Vi dico la verità, quando mi è arrivato l'ho tirato fuori dalla confezione e avrebbero tranquillamente potuto mettere le borchie in un sacchettino a parte e dirti attaccatele te, perché veramente non vi dico che sarebbe stata la stessa cosa, ma quasi. L'avevo provato proprio 3 secondi in casa per vedere come stava, perché ero davvero troppo in hype, e quelle due che erano rimaste attaccate si sono staccate in quel momento. Sappiate che se prendete questo dovete armarvi di tantissima pazienza, super colla e ago e filo, perché sì, mi sono messa a prima incollarle una ad una e poi a fissarle ulteriormente con ago e filo, e ora spero appunto che non vengano più via. Anche questo ve l'ho già spoilerato sui miei TikTok. Wig stile Eddie, sembra nera, in realtà è un castano molto scuro, e vi devo dire la verità, mi piace tantissimo. Io l'avevo preso inizialmente solo per fare il cosplay di Eddie, non sapete, non faccio più cosplay, però non potevo non farlo un pochino a modo mio. Sì, super consigliata, anche all'interno è fatta bene secondo me, cioè per essere una parrucca low cost non è affatto male. Passiamo ora, raga, a Vinted. Ah, se sentite il rumore in sottofondo sono le cavie che stanno facendo di tutto praticamente. Partiamo anche qui con cose veramente poco sobre. Pantaloni leopardati, secondo voi li avevo presi corti? Devo farmeli mancare lunghi? Anche no. Questi sono stile pantalone, però sono super leggeri, tipo quasi un leggings, mi pare che si chiamino leggings questa tipologia di pantalone, non lo so, fatemi sapere, correggetemi nei commenti. E sono super aderenti. Questi, raga, sono una taglia S. Mi vestono veramente piccolino. Io ho un XS e mi vanno perfetti. Hanno la chiusura così super carina con il fulmine. Sempre per restare a tema leopardato, che dire, sono bellissimi. Sono anche questi belli tre. Ma non c'è neanche più bisogno che io lo dica, perché praticamente è la descrizione di qualsiasi capo che io prendo in stile anni 80. Extra, trash, animalie, di tutto e di più, insomma, che comunque amo tantissimo. Questo è un leggings, stavolta è proprio leggings, tra l'altro è di Calzedonia ed è una taglia S anche questa, però veste veramente piccolino e direi che si può notare anche dalla vita. Mi piace tantissimo che abbia la fascia alta, di lato ha la fascetta nera. Maglietta dei Motley, questa è super morbidina ma super 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 leggera, cioè è veramente mega trasparente, ci si vede attraverso. A me sinceramente non me ne frega più di tanto. Era da secoli che stavo cercando una maglia dei Motley, li trovo tutte anche su Vinted comunque a prezzi allucinanti. Shorts, super mega shorts, stile un po' sporty 80, sono super comodi. Salopette nera, questa la stavo cercando da tantissimo, magari la tolgo anche dalla gruccia così da farvela vedere meglio. Eccola qui, fatta a shorts. A me piace tantissimo tenere uno spallino e l'altra lasciarla giù, che così appunto si vede anche il top, altrimenti lo copra tutto, non si vede assolutamente niente, e tanto vale metterne uno totalmente tinta unita, no? È corta ma non troppo. Io solitamente indosso shorts molto 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 più corti. Questo per i miei standard è uno shorts lungo. Lo indosso tranquillamente perché comunque come stile ci sta. Ci sta perché è abbastanza loose, non è mega aderente. Anche il pantaloncino comunque molto stile comodo, no? DVD di Lady Gaga, A Star Is Born. L'avevo già visto ovviamente varie volte prima di prendere il DVD. Solo che una sera mi era venuta voglia di riguardarlo, ho visto che l'avevano messo su Netflix, quindi presa benissimo, vado su Netflix, dici A Star Is Born, non esce niente, l'avevano tolto, raga, l'avevano tolto, io
Poi ovviamente ho ripiegato su quello dei Motley, che è uno dei miei preferiti in assoluto, l'ho visto 20 volte, lo riguarderei altre infinite. Però niente, mi era rimasta sta cosa che volevo riguardare, A Star Is Born, quindi Vinted ci salva da tutte queste disgrazie. Passiamo allo stile pin-up. Come vi dicevo poco fa, con me passare da uno stile all'altro è veramente all'ordine del giorno. In realtà queste me le ha regalate mamma per il compleanno e sto parlando di queste décolleté super floreali open toe. Io odio i piedi in generale, quindi odio vedermi i piedi, e di solito le open toe sono proprio quella cosa che grazie ma no grazie. Me ne sono innamorata, c'è stato veramente amore subito appena l'ho visto, ho detto oh mio Dio, wow. Credo che le indosserò con delle paragine, perché comunque come stile ci sta tranquillamente. Sempre a proposito di scarpe, e tra l'altro ultimo pezzo di questo mega haul, raga, e no, ah no, oddio, l'ultimo pezzo lo sto indossando e adesso ve lo faccio vedere, lo stavo quasi dimenticando. Altro décolleté, stavolta rosso in velluto. In realtà queste le avevo prese per farci un DIY, le voglio insomma trasformare. Adesso non so se avrò il coraggio di utilizzare queste, perché sono veramente belle, o appunto prenderne un altro paio e utilizzare quelle, perché io ho questo problema che dico sì, lo prendo per modificarlo, poi arriva, che bella che è, non ce la faccio più a modificarlo. Ultima cosa di questo haul, mi alzo in piedi perché la sto indossando come vi dicevo poco fa, sono questi pantaloni del pigiama di Stranger Things con tutte le scritte Starcourt Mall, appunto della terza stagione. Finiscono con questa fascetta comunque strettina, non so bene come si chiama, comunque sono veramente veramente comodi. Io ho preso una S, mi sembra, sì, ho una XS come vi dico sempre, ma in particolare di Primark, perché questi erano di una collezione di Primark, porto anche la XXS e infatti non so se si nota in vita, comunque mi sono belli 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 larghi, però appunto io ho intenzione di utilizzarli in casa, quindi mi piace che siano belli comodi. E nulla raga, questo era tutto per questo mega haul, fatemi sapere qual è il pezzo che vi è piaciuto di più, io vi ringrazio come al solito tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video. Vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù in info box, che lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!